Un violino per Beethoven. Ieri al Palazzo dei Congressi, Stresa Festival ha proposto al pubblico la prestigiosa Kammer Orchester Basel, diretta dal maestro Heinz Holliger, solista d'eccezione il violinista Renaud Capuçon, alle prese con l'unico concerto per violino e orchestra del genio di Bonn, opera tra le più amate e ammirate dai pubblici di tutto il mondo. Il battesimo a Vienna nel 1806 fu una charade enigmistica legata al virtuoso Franz Clemen, direttore e primo violinista dell'Under Wien, che godeva dei massimi favori del pubblico. Il proposito di scrivere per lui qualcosa per violino fu preso all'improvviso, senza passare nel consueto travaglio di cancellature, tratti precari di matita e abbondanza di schizzi preparatori. Nella seconda parte, tutta schubertiana, due incompiuti, il breve frammento di Andante in Si minore, unico movimento sopravvissuto dell'ultima sinfonia scritta dal maestro viennese, e la celebre Sinfonia numero 8, incompiuta. I prossimi appuntamenti con Stresa Festival, domani giovedì, concerto Lieder a Vienna. Nel Lied, composizione per voce solista e pianoforte che nell'Ottocento conosce un'importante diffusione, il testo svolge una funzione fondamentale. Non si tratta di un genere che viene spontaneamente associato a Beethoven. Il compositore verrà così avvicinato da una prospettiva meno familiare per poterlo poi mettere in diretto confronto con Schubert, l'esponente per eccellenza del genere. La selezione operata per questa serata è frutto della sensibilità di uno dei più grandi interpreti di oggi, il tenore Jan Bostrich, accompagnato al pianoforte da Saskia Giorgini. Venerdì quarto appuntamento con le sonate per pianoforte di Beethoven, con il giovane e talentuoso pianista torinese Gabriele Carcano.